come dici, ma a me non sembra un gioco corretto. Da una parte gli nascondi la verità e dall'altra gli impedisci di rifarsi una vita. Sarei io ad impedirglielo, ma sei lui che mi fa impazzire tra richieste di matrimonio e continua infedeltà. Eva, se ti ha tradito, te lo sei meritato. Che cosa hai detto? Basta, Anna Maria, mi hai stancato, non ho voglia di continuare a parlare, chiaro? Preferisci evitare, in questo sì che sei una vera specialista. Girare intorno ai problemi e evitarli. Ma che ti succede, Anna Maria? Ti sei svegliata con la luna storta? Buonasera, mie care amichette. Sono inopportuna? Eva, ho saputo del guaio che hai avuto con Tomas. Immagino che sia stato poco divertente. Dove vai così di fretta? Non ti va di fare quattro chiacchiere tra amiche? Vedi, Miriam, si dà il caso che oggi non abbia proprio nessuna voglia di abbassarmi ai tuoi livelli, quindi lasciami passare. Fammi passare. Eva, ti levati grasso, detto, non è giornata, stai, Miriam, ti avvio. Eva, calmati. Capisco perfettamente qual è il tuo problema, cara, ma devi cercare di essere un po' più comprensiva. Cosa pretendi da quel poveretto di Tomas? Vuoi tenerlo al guinzaglio e portarlo a spasso come un cagnolino? No. E poi questo è il sistema più sicuro per perderlo. Tomas ha un debole per le donne. E una come te non può certo riuscire a soddisfarlo. Sì, forse è vero. E se non sono brava a tenermi il fidanzato, sono invece bravissima a dartele di santa ragione. Fermati! Perché non sei altro! Fermati, Eva! Così questa volta te la faccio vedere! No! Ritira no, quello che ferma, hai detto! Ferma, Eva, ti strappi tutti i capelli, maledetta! Voglio vederti piangere! Non vuole ammazzarmi! Io ho abbastanza di tuo, questa volta giuro che te la farò pentire! Basta! Non andartarti a provocarmi con questo! Lasciami! Smettila, ho detto! Sei impazzita! Ma ti giuro che te la farò pagare! Tutte le ho messe in conto! Ma va, quel paese, non spaventi nessuno! Eva, ricordati bene, basta, una cosa. Smettila! Sia solo per non farti avere partita vinta. Sarei anche capace di accettare di sposarmi con Tomas. Oh, tu le fai con passione, smettila, Eva. Ti stai rendendo semplicemente ridicola. Sì, Tomas, un po' matto lo è. Ma non al punto di sposare te. Eva, per oggi può bastare. No, lasciami andare, Anna Maria, per favore. Lasciami andare. Voglio ucciderla. Vieni, che l'ammazzo. L'ammazzo. L'ammazzo, giuro che uno di questi giorni finisce che l'ammazzo. Eva, ti prego, ti rendi conto che così mandi all'aria al tutto? Al diavolo, quella strega non fa che rendermi la vita impossibile. Non posso perdonarmi di averle lasciato via libera con Tomas. Come? Ma insomma, tu e Tomas vi eravate lasciati, no? No, cara, hai capito male. Io avevo solo detto che mi sarebbe piaciuto svuotare tutta la segatura che c'è nella testa di quel traditore. Sì, Junior, stavolta ci siamo, ci siamo. Ho trovato il sistema. Come, di che parli? Del sistema per rovinare Eva, mi sembra ovvio. A che cosa pensavi mi riferissi? Ascoltami, ho escogitato uno stratagemma per far sì che quell'arpia di mia cugina cada come una locca tra le tue braccia. E di conseguenza, naturalmente, mi riprenderai Tomas. Ormai è solo una questione di orgoglio. Sì, sì, lo so che sono un genio, grazie. Bene, senti, possiamo incontrarci e... Come sei galante, siamo in vena di complimenti. Sì, va bene. Sì, d'accordo, Junior. Giusto il tempo di arrivare. Aspettami, eh? A tra poco. Ciao, un bacetto. È proprio come dice Junior. Sono un genio. Andiamo, Perla, ora basta, hai esagerato. Smettila di chiamarmi così. Un giorno o l'altro ti scapperà di fronte a qualcuno. Scusami, d'accordo, hai ragione. Ma cerca di calmarti, non ti ho mai visto in questo stato. E come dovrei sentirmi dopo aver subito le provocazioni di quella serpe velenosa? No, smettila, ma ci siamo. Non finisce mica qui. E tu levami le mani. Ti ho detto basta. Ormai dovresti sapere com'è fatta Miriam. L'unica cosa che so è che un giorno dovrò riuscire a renderla inoffensiva. Sono stanca di lei, stanca, stanca! Eva, per favore, cerca di liberare la tua mente. Ma per liberare la mente dovrai ammazzarla. Ma giuro che questa me la paghi, sai? Guarda, ti giuro che sarei capace di invitare Tomas qui in casa soltanto per baciarlo di fronte a lei. Non ti azzardare a farlo. Perché? Ti importa qualcosa? No, no, a me non importa niente. Però, a mio giudizio... È un'assurdità pensare di riallacciare il tuo rapporto con Tomas solo per fare un dispetto a Miriam. L'unica cosa che può darmi soddisfazione ora come ora è farla diventare verde d'invidia. Ehi, tu, dove credi di andare? Sentiamo. Eva, Anna Maria, per favore. Non sapevo di avere una governante.
Quel che è certo è che avrai un occhio nero se non mi dici basta, subito dove Eva, vai. Non ti devo nessuna spiegazione. Dove vado e dove non vado sono affari che non ti riguardano. Dove vai? Fermami, ma calma, un calmante. E lasciami in pace, insomma. Eva, stavo pensando che... Beh, se ti interessa così tanto sapere dove vado, potresti assumere un detective. Ma fa attenzione. Forse tutto sommato ti converrebbe non saperlo. Ciao. No, aspetta, no, vieni qui. Ora vieni basta. Qui, Miriam. E lasciami, Anna Maria, vuoi lasciarmi? Uffa, lasciami. Ti rendi conto? Lo sai dove è andata? È andata da Tomà. Se quel cascamorto sicuramente la coglierà a braccia aperte. Eva, non ne posso più. Andiamo, vieni. E poi come fai a esserne così sicura, scusa? Ne sono più che sicura, non c'è alcun dubbio. E vuoi sapere perché? Vuoi saperlo? Perché Tomas, Tomas è un imbecille, è un debosciato, ecco quello che è. Peggio, è un maschio. E più un maschio colleziona conquiste, meno sale ha nella zucca. Gli basta vedere una sottana per non capire più niente. Sei qui, amore mio? Sai, tesoro, temevo quasi che non arrivassi. Aspettavo te per finire la serata in bellezza, amore. Allora? Non sei felice di vedermi? Per favore, basta con le pazzie. Smetti, questo non puoi. E adesso lasciami passare, per favore. Ti prego, Eva, cerca di tornare in te. Sono lucidissima, voglio andare. Quindi ora levati dai piedi, Eva, su. Cosa ci guadagni presentandoti all'improvviso nel suo appartamento? Cosa ci guadagno? Rovino una giornata a Miriam, ma questo ci guadagno. Guarda, non lo faccio né per lui né per me. La scenata che ho in mente di fare questa volta la dedico esclusivamente alla mia cara cuginetta. Ma ragiona, non ne vale la pena. Sono io a decidere se ne vale la pena oppure no. Ti giuro che stavolta quella strega si pentirà di essere nata. No! Maria, per favore. Insomma, cosa... Non ci devi andare. Non sarai impazzita anche tu? No, devi scusarmi. Il fatto è che... Sì, il fatto è che ti voglio troppo bene per farti commettere una tale sciocchezza. Di cosa stai parlando? Vieni con me. Dovrei farti un discorsetto. Spero per te che sia davvero importante. Posso immaginare come ti senti. Io, credi, lo so che cosa si prova quando... Si perde una speranza. Beh, l'unica speranza che ho ora come ora è di farli fuori tutti e due. Sì, capisco che sei piena di rancore e che vorresti farti giustizia. Ma sai qual è il problema? Penso che assecondando questo stato d'animo, in realtà fai tutt'altro che distaccarti da Tomas. Questo lo dico per esperienza, Eva. È come un circolo vizioso, alimentato dalla rabbia e dal desiderio di rivalsa. Tutto questo non ti libera. Anzi, direi che tutto questo non fa che tenerti legata a quell'uomo. Se non per amore... Per odio. Ma devo fare qualcosa, lo sento. Sì, devi dimenticarlo. Lo sai, Tomasa non è l'uomo giusto. È troppo superficiale. Immagina essere sposata con lui. Ogni volta che la sera dovesse tardare, tu ti tormenteresti al pensiero che è inevitabile che possa avere un'altra donna. E quello che è davvero triste è che ne avresti tutte le ragioni. Sì, è vero. Purtroppo sì. Quindi, cara, ora cerca di rilassarti. Fa un riposino. Avanti, stenditi. Sono sicura che dopo un bel sonno profondo vedrai tutto diversamente. E la situazione ti sembrerà più chiara. Mi sembrerà più chiara, certo. Sì. Sono nello stato d'animo adatto a riposare. L'unica cosa che voglio è rompere le uova nel paniere a quella vipera. Qui? Sì, qui. Non c'è niente di male, no? No, non intendevo questo, ma non mi aspettavo una simile proposta. A me sembra una proposta più che adatta alle circostanze. Qui lo spazio non manca di certo. E poi considera che Lucilla è molto legata a noi. È stata la più coccolata in quanto figlia minore. Soprattutto da noi genitori.
Direi che è una soluzione ottima. Sì, ma ormai Lucilla è una donna e diventerà mia moglie. Non preoccuparti, questo nessuno vuole metterlo in dubbio. Ho solo constatato che non è da scartare l'ipotesi che possiate trasferirvi qui. Io pensavo che avremmo potuto abitare alla... Toglitelo dalla testa. Ma perché? Perché non esiste posto migliore di questo per sistemarvi. Pensa quanti vantaggi. Lucilla avrebbe accanto sua madre. Le sarebbe d'aiuto con i bambini. E per di più, in questa casa regna un clima sereno, tranquillo. E lo stesso non si può affermare di casa Monaldi della Torre. Vedi, mamma, ancora non ne abbiamo parlato con Edoardo. D'accordo, ma tu cosa ne pensi? Abitare qui? Ne sarei entusiasta, è chiaro. Bene, allora siamo d'accordo. Verrete ad abitare qui. E io posso aiutarti con il bambino. Non correre, non è ancora deciso. Devo prima parlarne con Edoardo. Ma mi hai detto che ne saresti entusiasta, no? Sì, questo sì, certo che lo sarei, mamma. Ma non dimenticare che ora siamo in due e che per decidere dobbiamo accettarlo entrambi. Voglio sapere che ne pensa. Cosa c'è? Lezione numero uno, ascolta. La moglie consulta sempre il marito e ottiene inevitabilmente quello che vuole lei. In questo senso le donne sono tiranne. Andiamo, le cose funzionano così da migliaia di anni, tesoro. E dubito che sarai tu a rivoluzionare tutto. Sì, forse hai ragione. Dopotutto non credo che per lui sia un problema accettare questa proposta. Sai, penso che sarebbe entusiasta l'idea di non abitare più in casa sua. Allora siamo tutti d'accordo. Junior si trasferisce in camera di Thomas e voi in quella di Junior. Che te ne pare? Ho l'impressione che hai appena cacciato di casa Thomas. Congratulazioni. Fantastico. Vedo che state cominciando a conoscervi. Forse sto imparando a conoscere tuo padre meglio di quanto non pensi. L'unica cosa che desidero è la vostra felicità, nient'altro. Ah, paparino. Sei un tesoro, ti voglio bene. Ma ora ti rubo Edoardo, se non ti dispiace. No, non dovrai rubarmelo, vi lascio soli. Riflettici, Edoardo. Sì, signore. Rifletti su cosa? Aspetta. Ne riparliamo. Insomma, cosa c'è? C'è che tuo padre mi ha proposto di... Stanno suonando. Sono curiosa, dimmelo. Andiamo, c'è qualcuno alla porta. Cosa vuoi che mi porti? Racconta. Vado io. Possiamo parlare, per favore? È per me, non disturbatevi. Continuate pure a parlare. Sì, grazie. Allora? Non si può parlare adesso. Aspetta, abbi pazienza. Oh, ciao, Miriam. Guarda che coincidenza, c'è tuo fratello. Ah, Edoardo, che caso. Ciao, Lucilla, come va? Immagino che la notizia sia giunta anche a te. Sì, certo, l'ho saputo anch'io. Ti faccio i miei auguri. Dopotutto stiamo per diventare cognati, giusto? Avremo occasione di festeggiare. Ora scusateci, ma dobbiamo parlare. È una questione importante. Sì. Ci vediamo dopo. È proprio così. A dopo. Che meraviglia. D'accordo. Ti trovo veramente bene. Allora? Tuo padre mi ha fatto una proposta assurda, tesoro. Secondo lui, dopo che ci saremmo sposati, mi ha suggerito di venire a stabilirci qui da voi. E cosa c'è di assurdo? Tutto. Lucilla, dopo il nostro matrimonio ci stabiliremo alla villa. No! Questa è una proposta assurda. Preferisco rimanere qui. E a te questo sembra un caffè, lo chiamerei acqua sporca. Io lo preferisco così. È molto più sano, oltretutto. I gusti sono gusti e non si discutono. A me piaci tu, lo sai. Vuoi giocare un altro po' con me? Il piacere è tale se non se ne abusa.
credo che se insisti non riuscirò a controllarmi. Prima però vorrei fare una doccia. Ho bisogno di rinfrescarmi. Diego! No, sono io! Si può sapere perché diavolo ridi? Penso che saresti un ottimo protagonista per un cartone animato! Eva, qual è lo scopo di questa visita? Devo parlarti. E la cara Miriam dov'è? Che vuoi che ne sappia? Sono solo. Ma cosa vuoi? Ti prego, va via se vuoi evitare di comprometterti. In che senso evitare di compromettermi? E un po', dolcezza, che misura porti? Diego è Diego, ma un giorno di questi lo ammazzo. Non pensa ad altro che a fare festini. Tu non ammazzerai proprio nessuno, perché sarò io a fare fuori che carino. Insomma, si può sapere per chi mi hai preso, eh? Per una stupidotta che le beve tutte quante. Beh, se c'è uno stupido puoi scommettere che non sono io. No, aspetta. Fammi passare, per favore. Lascia che ti spieghi, non è come pensi. Eva, io ti amo, davvero ti amo. Guardami negli occhi, su. Eh? Voglio che mi guardi dritto negli occhi e mi ripeti che mi ami. Coraggio. Ti amo. E ogni volta che ti vedo, un'emozione irrefrenabile si scatena dentro di me. Ogni volta che ti guardo negli occhi, vedo due splendidi laghi di acqua cristallina. Acqua che mi chiama. Acqua che mi inonda. Acqua che mi affoga. No, non posso. Non posso, perdonami, Eva, perdonami. Sei un misero playboy da strapazzo. Levati dai piedi! Ti auguro di affogarci davvero nella tua acqua cristallina! Perché? Perché, maledizione? Perché proprio a me? Cosa ho fatto? Aspetta, Eva! Eva, per favore, Eva! Senti, posso spiegarti, Eva! Eva! Io ti amo, Eva! E Tomas? Tomas? Sarà solo mio. Ah, sì? Lui non lo sa ancora, ma sarà mio. Perché gli darò un figlio. Cosa? Stai dicendo che aspetti un bambino? Ma come fai a essere certa che sia di mio fratello? No. Devi avermi frainteso. Io ho solo detto che gli darò un figlio, non che aspetto un bambino. Assoluto! E io che perdo il mio tempo! Su, insomma, vuoi aprirmi? Mi apri il portone? Grazie, molto gentile. E lei che cosa ha da ridere? Beh, se io... deve entrare, che lei si scansi, signorina. Sì, d'accordo, grazie. Entri pure. Quel mascalzone. Che cosa? Ho detto mascalzone, ma non ce l'ho con lei. Ah, no. E se ha pensato che ce l'avessi con lei è perché ha la coda di paglia. Eva! Non ho niente. Aspetta, da ti sbagli, Eva. Credimi, io ti amo. Non ti... Te lo giuro, Eva, ti non amo. Non ti credo. Ma perché no? Perché non credo che una persona che scende in strada con addosso le mutande e con un recipetto stretto in mano possa essere seria. Eva, Eva, torna indietro. Ci vuole un bel coraggio. Mascalzone. Sì? Mi apre, per favore. Scusi, ma chi c'è? Le prego, apra il portone.
qualcosa? Può aprire il portone? Ma lei chi è? Chi cerca? Buonanotte. Signora, può aprirmi il portone? Cosa sarebbe la moda del momento? Per favore, mi apra il portone! Mi apra il portone! No, no! Per favore, mi apra! Non ci penso nemmeno! Che mi apra il portone, vorrei entrare! Sì. Va bene, sì. Apro. Ecco era fatto, tutto fare jogging, ho dimenticato le chiavi, grazie! Sì, non guardare, tesoruccio mio, non guardare! Deve essere un vero degenerato! A che punto siamo arrivati? No, senti, non ho nessuna voglia di venire ad abitare in casa dei tuoi, Lucilla. Neanche a me va di abitare da tua zia, quell'isterica musona. Modera i termini quando parli della zia Rebecca. Sai che ti dico al diavolo e poi eri tu che dicevi che è insopportabile. Sì, ma questi apprezzamenti posso farli solo io. Andremo a vivere dai miei e con questo è chiuso l'argomento. Invece abiteremo qui e se non ti sta bene non ci sposiamo. Sì? Sì. Bene, bene, piccioncini. Eccoci qui. Finalmente posso fare i miei migliori auguri alla coppia più bella L'unica del mondo. L'unica bella coppia qui sono mio padre e mia madre. Confermo, gli altri non sono che volgari imitatori. Si può sapere che diavolo è successo? Che c'è qualcuno di troppo in questa casa. Miriam, sono venuto senza macchina, accompagnami tu. È la guerra dei Roses. Sembrerebbe di sì. Senti, Rebecca, io non ti ho domandato quanti figli hai avuto con tuo marito. Bensì, quanti figli hai avuto tu? Cosa... cosa vorresti dire? Hai avuto una figlia da me, non è vero? Sì, avanti. Ancora in piedi, Rebecca? Beh, io me ne vado a letto. Se hai bisogno di qualcosa prima che vada. Sì. Vorrei che tu riuscissi a persuadere tuo figlio a sposarsi con lei. Ma che stai dicendo? Quello che hai sentito. O riesci a persuaderla a sposarsi al più presto con quella donna, o dovrai rassegnarti a vederlo dietro le sbarre di un carcere. Cosa le è successo? Niente, Florinda. Sa che in questo momento stavo pensando proprio a lei. Come mai? Che cosa c'è? È che avrei bisogno di chiederle un consiglio. Parla. Senta, signorina, a lei è mai capitato di uscire con un uomo di cui era innamorata e scoprire che lui le era infedele? Sì. E cosa ha fatto? È riuscita a dargli una lezione? L'ho piantato in strada. L'ho lasciato fuori casa quasi nudo. No, davvero? Questa sì che è una bella lezione. Già, signorina, ma il problema è che non saprei come fare per spogliare per strada Gregorio. Non so davvero come potrei fare. Salve, cuginetta. Florinda, hai un aspetto? Hai fatto lottata? Buongiorno. Dimmi tu piuttosto. Ha già fatto. Dove hai dimenticato il tuo reggipetto? Non lo uso, cara. Bene, come sono vuole lei. Come sarebbe a dire? Eduardo, ma se l'ho trovato io sul pavimento? Volevo stirarle, ma... Ci mancava solo questa, ma di un po', stanotte hai preso una sbornia. Alle sue camicie non ho più pensato, le ho anzi, ora che ci penso, un buon caffè lo bevo volentieri. Sì, glielo preparo subito. E mi scusi ancora, sono davvero mortificata. Sei proprio sicura di non aver lasciato in giro il tuo reggipetto? Andiamo, Eva, vuoi smetterla con questa storia? Come devo dirtelo? Io non l'ho mai usato. Sai, ci ho riflettuto. E beh, ho concluso che è davvero una sciocchezza. And-
andare avanti bisticciando in questo modo, sul serio. Dimmi, è casuale che tu sia rientrata con Edoardo? No, l'ho incontrato a casa di Lucilla e siamo rientrati insieme, perché? Come non detto. Eva, ho paura che tu non abbia capito bene. Adesso te lo ripeto. Vorrei che la smettessimo di odiarci. Credi, Eva, dico sul serio, non ha senso continuare a punzecchiarci in questo modo. Ricordo che già una volta hai finto di avere buone intenzioni con me. Ma questa volta sono sincera. Te lo prometto. Voglio fare pace, credimi. È vero, il conflitto tra noi due mi crea tanta di quella tensione che, credi, ho paura che mi vengano le rughe. Penso che Florinda stia preparando il caffè. Ti andrebbe di bere il caffè della pace insieme a me? Ok, va bene. È così che mi piaci. Andiamo, sorellina, non è il caso che tu la prenda così. Non è la fine del mondo. No, stavolta ha davvero esagerato. Non voglio vederlo più. Sta a sentire, bambina, se ogni volta che hai una discussione con lui ti riduce in questo stato, ti farai venire all'esaurimento nervoso. Ma Junior, hai visto quello che mi ha fatto? No, ma ho visto quello che tu hai fatto a lui. Cosa? Io? Che gli ho fatto, scusa? Tu volevi solo consultarlo, volevi parlargli. Ma in realtà non hai affatto rispettato la sua opinione, o sbaglio? Sì, ad essere sincera è vero. Se non vi occorre nient'altro, dovete scusarmi. Vado a chiudermi in camera mia a soffrire da sola. Va pure, Florinda. Va a soffrire in pace. Grazie. Chissà cosa avrà da soffrire. L'unico che ha motivo di soffrire sono io. Con permesso. Che ti succede, Edoardo? Sciocchezze. Ha litigato con Lucilla perché dopo sposati lei vuole che si stabiliscano dai suoi genitori. Ma lascia che te lo dica, Edoardo, sono solo bambinate. La tua solidarietà mi commuove, Miriam, grazie. Aspetta, aspetta, Edoardo, se hai voglia di parlarne, fa. No, no. Lascialo perdere, Eva. Domani si aggiusterà ogni cosa, faranno pace e si ameranno più di prima. Tuo fratello Edoardo è un bravo ragazzo. Questo lo so. E tu, invece? Io? Non saprei. C'è chi dice che anch'io sia una brava ragazza. No. No, non intendevo dire questo. Parlami un po' di te. Sono tua cugina e di te non so quasi nulla. Che cosa vuoi sapere di me? Tutto. Non so, ad esempio, com'era la tua vita in collegio. Se ti sei mai innamorata. Se hai avuto un fidanzato. No. Nessun fidanzato. Nel periodo del collegio ho avuto soltanto un'amica. Hai avuto un'amica? Cosa? Non preoccuparti, Francesco. Parlerò io a Edoardo, troverò una soluzione. Sì, certo, troverai una soluzione. Come se fosse facile, come bere un bicchiere d'acqua. E adesso cosa c'è? Niente. Non mi dire che ora ti sei fissata con la storia dei capelli. I capelli non ti stanno cadendo, tutto procede nel modo migliore. E poi il medico ti ha detto che la chemioterapia... Io non ho detto niente, Francesco.
Sì. In un certo senso mi manca il collegio. Non che mi piacesse abitare lì, niente affatto. Però devo dire che in quel posto ogni cosa era prevedibile, regolare. Si sapeva cosa sarebbe accaduto oggi e poi domani e perfino dopodomani. Invece, mia cara, qui ci sono momenti in cui sento tutto così provvisorio. Dimmi la verità, avresti preferito rimanere lì? Sì. Sì, lo avrei preferito. E forse la mia amica non sarebbe morta in quel terribile incidente. E dov'è il padre di tuo figlio? Non hai più saputo nulla di lui. No. E non voglio saperne. È come se non fosse mai esistito. Immagino che non sia stato facile portare avanti la gravidanza in collegio. Gli ultimi 3 mesi li ho trascorsi in casa di una famiglia di amici. Oh, Eva, devo confessarti che non ti invidio affatto. Io non sarei stata capace di affrontare tutto questo da sola, senza il conforto della mia famiglia. E il parto? Com'è stato? Beh, è andata bene, considerando le circostanze. Quindi, dopo tutto, si può dire che sia stata Helen a starti vicina? Sì, qualcosa del genere. Scusami, ma sono molto stanca. Vado a dormire adesso. Sì, certo. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Vado in cucina. Mi è venuta sete. Non è necessario che mi dia spiegazioni. Buonanotte. Buonanotte. Helen, avevo giusto bisogno di parlare con te. Perché? Che c'è? Shh, abbassa la voce. Vieni, vieni qui. A te piacerebbe sposare mio padre, giusto? Beh, sì. Sono disposta ad aiutarti in cambio di alcune informazioni. Che genere di informazioni? Mia cugina Eva non ha mai avuto un bambino, vero? A cosa vuoi arrivare, mamma? Allora, che vuoi sapere? Vorrei capire perché Rebecca mi ha fatto una richiesta tanto assurda. Perché? Che ti ha chiesto? Come? Non ne sai niente. Ma no, mamma. Mi ha pregato insistentemente di convincerti a sposare Helen. Ha detto così? Non darci peso, mamma. Sono manie che vengono in vecchiaia, non darci peso. Ma sei certo che non ci sia altro? Ma cosa vuoi che ci sia? Dai, tranquillizzati. Sei sicuro che non si riferisse a qualcosa? Non so dove vuoi arrivare, ma cosa vuoi che ti dica? Scusate tanto se vi interrompo, nonna, avrei bisogno di parlarti un attimo. Sì, cara, arrivo subito. Andiamo in salotto, ho voglia di bere una tazza di tè. Ti faccio compagnia, un bel tè è proprio quello che ci vuole. Papà? Sì? Ti do la mia approvazione, puoi sposarti. Sai, Helen è una persona davvero adorabile. Adorabile. Thomas, non sono riuscita a spiegarmi l'atteggiamento che hai avuto l'altra notte. Pensavo che fossimo stati bene insieme. Sì, siamo stati bene. Benissimo. Maria, credi, non avrei mai voluto, ma devo chiederti di dimenticare quello che è accaduto, di cancellarlo. Dunque dovrei far finta di non averti mai amato. O dovrei dimenticare che mi hai lasciato? Entrambe le cose.
Maria, se mi sento in imbarazzo è perché... Vedi, non sono innamorato di te. E mi dispiace, ma credo che sia meglio... No, non importa. Non mi devi spiegazioni, Tomas. Capisco. Buongiorno, Helen. Ciao, cara. Hai un tono stranamente gentile. È perché ti sono infinitamente grata per le informazioni che mi hai dato. Purché tu non dimentichi che in cambio mi hai fatto una promessa. Non devi preoccuparti di niente, mammina. Eva. No, ti prego, non andartene. Non scappare da me. Se non vuoi rivolgermi la parola, fa pure, ma vorrei che mi ascoltassi. E va bene. Sto ascoltando. Mi scusi, signore. Più tardi, Maria. Mi dispiace. Cosa fai, nonna? Aspetta. Su, dai a me. Sei certa di non volerne? Basta aggiungere una tazza, eh? No, nonna, te l'ho già detto. Non ho voglia di bere il tè, grazie. Cosa c'è che non va? Perché sei così preoccupata? Beh, sì. Sì, è vero, nonna, sono preoccupata. Perché? A causa di Eva e suo figlio. Sì, nonna, io non trovo giusto che debbano vivere separati. Io penso che... Sì, penso che ogni bambino a questo mondo abbia il diritto di crescere accanto alla sua mamma. Si può sapere a cosa vorresti arrivare? Da quando in qua ti preoccupi tanto per Eva e Charlie? Ti sbagli, mi preoccupo. È solo che prima ero in collera con mia cugina, non la sopportavo. E di conseguenza non le dicevo niente. Se le cose stanno così, ti confesso che la penso anch'io come te. Esattamente come te. Anch'io sono convinta che Charlie debba tornare a vivere in casa. Ma è logico, nonna, è logico. Su questo non c'è dubbio. Sarebbe la soluzione più giusta e naturale. Che senso ha che la madre viva qui e che suo figlio... E che suo figlio... Non lo so. Mi domando dove possa essere stato mandato. Oddio, nonna, che angoscia. Ti giuro che mi mette terribilmente in ansia pensare che... Chissà in quali mani sarà finito quel bambino. Ma cosa stai dicendo? Charlie non è allo sbaraglio, è in un luogo sicuro. E so per certo che è curato e accudito alla perfezione. Ah, sì? E dov'è? Al Saint Matilda School. Al Saint Matilda, il collegio. Ed è lì che lavorava Helen, giusto? Sì, è vero, me ne rendo conto. Io sono assolutamente inaffidabile. Sono sempre stato un donnaiolo e spesso e volentieri mi sono cacciato nei guai. Però non mento quando dico che ti amo. Ti amo come non ho mai amato. E vorrei sinceramente che tu mi aiutassi a cambiare. Per sempre. Aiutami e non te ne farò mai pentire. Ho bisogno di te, amore mio. Ho bisogno del tuo aiuto. Dimmi che non rifiuterai. Vuoi? Coraggio, dimmelo.